La fiducia nei confronti di Banca dell'Elba continua a crescere. I dati parlano chiaro. 9 milioni di patrimonio, circa 80 milioni di raccolta diretta. Numeri che sono stati presentati nel corso dell'ultimo appuntamento con l'assemblea annuale dell'Istituto all'Hotel Airone, in cui gli oltre 1.700 soci si sono ritrovati per approvare i risultati di bilancio e la destinazione dell'utile netto di esercizio. Un consolidamento, quello della Banca dell'Elba nello scorso anno, che registra un aumento di fiducia rispetto al 2015. Si parla di un 10% in più, dato in controtendenza rispetto a quello nazionale. Il nostro istituto, che è caratterizzato da un forte legame col territorio, si sta consolidando sempre di più e noi ce la mettiamo tutta, ma dobbiamo ringraziare i nostri soci e clienti che effettivamente ci seguono con entusiasmo. In un quadro nazionale di economia molto statica e molto ferma, l'economia elbana invece ha dei segnali di un certo dinamismo, per cui siamo fiduciosi che, operando nel settore del turismo ed essendo il turismo un settore in crescita previsto fino al 2030, qualcosa del genere, l'economia elbana ha delle buone performance e noi ci puntiamo molto. La Banca dell'Elba spicca per le caratteristiche che la fanno essere una cooperativa di credito, una realtà molto vicina al territorio e alla comunità elbana, e spicca anche per i dati, perché i dati sono molto positivi sia dal punto di vista della raccolta sia dal punto di vista della appeal e della fiducia che è riuscita a costruire all'interno del territorio attraverso l'opera straordinaria del Consiglio d'amministrazione e del personale. Come federazione delle banche di credito cooperativo siamo molto contenti di annoverare tra i nostri soci e tra i protagonisti dell'attività della nostra federazione anche la Banca dell'Elba. Siamo veramente soddisfatti di presentare ai soci dei dati veramente importanti per noi. Quando si parla di 9 milioni di patrimonio e circa 80 milioni di raccolta diretta, questi per noi sono dati che rappresentano veramente una bella soddisfazione, anche perché soprattutto per quanto concerne la raccolta ciò denota una fiducia crescente dei cittadini elbani nei confronti del nostro istituto. Anche per quanto concerne il patrimonio, vedrete poi nel corso dell'assemblea, è un dato molto importante riuscire a mettere sempre un mattoncino sopra questa voce, perché rappresenta forse la voce più importante per quanto concerne la banca. Sono state fatte in passato campagne importanti per imprese e anche per i cittadini. Ha intenzione di continuare su questa strada? Quali saranno le iniziative future della banca? Certo, la banca sta continuando con le campagne che aveva già cominciato all'inizio dell'anno, voglia di rinnovamento e investi più destinati sia a persone fisiche sia a nuove ditte o comunque ditte già esistenti che vogliono investire nella propria attività. A beneficio anche dell'isola, naturalmente. Nel corso dell'appuntamento annuale si è discusso della riforma del credito cooperativo che porterà alla costituzione di un gruppo bancario, un progetto che consentirà l'aumento di solidità e l'acquisizione di maggior peso istituzionale. Ci aspetta una razionalizzazione del sistema, perché questa riforma, che è stata tanto attesa, darà delle soluzioni per la sicurezza dei clienti, dei correntisti, e per una evoluzione verso un sistema creditizio più moderno e più sicuro. Quindi noi ci contiamo molto, e soprattutto le piccole banche come la nostra entreranno in un sistema di garanzie incrociate che aumenteranno il grado di tutela dei risparmiatori. Una banca come la Banca dell'Elba, già solida, sarà all'interno di un gruppo bancario che diventerà solido, perché, tanto per dare un numero, questo gruppo bancario avrà, se mettiamo insieme tutte le banche di credito cooperativo, circa 20 miliardi di patrimonio, se lo mettiamo associato. Il gruppo a cui noi vogliamo aderire ha un patrimonio di 1 miliardo e 7, che è 700 milioni superiore a quello che la legge prevede. E dall'altra parte, ecco, la cosa fondamentale è che al di là delle dimensioni, ogni banca come la Banca dell'Elba sarà, comunque, continuerà ad essere protagonista in termini di mutualità e di autonomia per quanto riguarda la vita del territorio, e dall'altra parte sarà protagonista di un grande gruppo che sarà, indipendentemente da tutto, tra il terzo e il quarto posto dei gruppi bancari a livello nazionale.